Ciao ragazzuoli e benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere come assemblare PC da gaming. Vi voglio ricordare che qua su metterò i video che ho fatto precedentemente. Quindi, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di mettere un bel like. Quindi, buona visione. Ok, apriamo questo. Ah, qua ci va il processore. Ok, devo togliere questi dissipatori della Ryzen. Quindi togliamo questo. Allora, come potete vedere, mettiamo così e ora passiamo al processore. Eccolo qua, processore, potete leggere, Ryzen, AMD Ryzen 5 3400G. Vedete questa freccina qui? Dovete metterla in questo modo. Qua c'è un'altra freccia, vediamo se riesco a farvela vedere. Qua, vedete? Questo dove è così. Quindi apriamo questo, lo appoggiamo così, non so se riuscite a vedere, vedete? Lo appoggio e poi andiamo a chiudere la levetta e voilà, e uno è fatto. Ok. Quindi, poi, seconda fase, mettere la pasta termica. Ok. Basta poco. Io la metto così, mi sono sempre trovato bene, quindi. Ora, come avevo fatto vedere prima, questo è il dissipatore originale. Mi trovo bene con questo, quindi inserisco questo. Lo mettiamo. Qua c'è. Vediamo per dove collegarlo. Sì, quindi mettiamolo così. Più o meno. Eccola, lo appoggio così e lo avvito. Lo andiamo ad avvitare. Facciamo a incrocio, eh. Facciamo un po' e un po', in modo che prendano tutti. Ok, una volta presi quasi tutti, si stringono prima i due. Così, a incrocio. Ok, non c'è bisogno di stringerli a morte.
Ok, ora andrò a collegarlo qui, metterò qua su, quindi ok. Ora andiamo a collegare la RAM, che è questa. Ah, prima una, allora, ok, questa quindi riconnea questo, la parte più piccola va sotto, quindi mettiamola così, la incastriamo un attimo, eccoli, e una è fatta. Andiamo a mettere l'altra. Così, come prima, uguale, identica cosa. E voilà. La RAM è stata inserita. Ora, processore, RAM inserita. Ora andiamo a mettere questa qua. M2 SSD da 512 GB. Quindi la apriamo. Ok. Ok, andiamo a inserire qui. Speriamo che. Ok. Ok, l'ho incastrata per benino, così almeno non ci sono problemi di funzionamento. L'appoggio qua, poi abbiamo la vitina. E la diamo ad avvitare, 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 avvitare. Non ha morto, ecco qua. E anche la M2. Ok, l'SSD M2 è messa, processore è messo, RAM inserita. Poi, allora, questa parte è completa. Ora andiamo a prendere il case e questa la mettiamo dentro a case. Allora, metto un attimo qua. Ok, qua c'è il case. Vediamo, andiamo a fare un po' di lavoretti. Allora, questo va lì. Poi questo, odio tutti sti fili. Ok, allora facciamo una bella cosuccia, ah, qua ci sono, apriamolo. C'è la stoffa. Ah, forse per pulire il vetro temperato. Qua ci sono le vitini per la scheda madre. Ok. Mettiamo. Questo. L'alimentatore, così almeno ci togliamo
per il momento il pezzo grosso. Ok. Io ci metto questi. Mi viene più comodo. Ok. Ho sbagliato. No, è lì. Ok. Ok, anche questo è quasi fatto. Ok, ovviamente dobbiamo fare in modo che i cavi non diano noia. Ora, come potete guardare, questo lo passiamo di qua, però questo qua è meglio farlo passare di sopra qua. Perché poi viene collegato proprio lì. Quindi questo lo mettiamo qua. Poi, questo è la disc meccanico. Mettiamo qui. Ok, mettiamo questo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua, quindi poi questo lo incastriamo qua sotto e qua ci andiamo a mettere questa SSD. Tutto qua. Ok, a disk inserito, ora colleghiamola con questo. Se ci riesco, magari lo sa contrario. Ecco fatto. E anche questo è fatto. Ok, questo lo passiamo pure di qua. Poi questo lo mettiamo lì. Questo è tutto un collegamento da collegare dopo. Poi cavi facciamo questo. Power, vediamo. Colleghiamo a questi. Ok, lo faccio dopo. Questi facciamo così. Così. Poi ci mettiamo uno di questi. Facciamo pure così, così almeno. Mettiamo uno di questi, l'ho fatto così, ora li metto qua dentro dove non danno noia. Ok, facciamo così. Questo faccia passare qua. Lo mettiamo qua, così non dà assolutissimamente noia. Questo lo mettiamo qua. Ok,
Questo, visto che per il momento ne ho solo due, mettiamo qua. Mi aiuta. Ok, questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Ok. Teoria questo dovrei collegarlo, ma lo faccio dopo. Collego dopo. Ok, andiamo a mettere la scheda madre. Questo vedete si toglie. Questo si toglie, vedete? Meno male, pure con meno non si spacca. Ok, qui c'è la scheda madre. Vediamo se così possiamo andarla a collegare o ci devo mettere altri perni. Ok. Ci devo mettere altri perni. Ah, comunque c'è anche questo. Questo. Questo, come potete vedere, va incastrato qui. Lo mettiamo in questo modo. Aspettate che ve lo faccio vedere. Così, guardate. Se riesco, si va in castro, se no. Ok, avete visto? Qui. Eccoli. E ora la devo mettere. Andiamo a mettere. Due di questi qua, uno e due. Ok, messi. Ora andrò a mettere la scheda e noi ci vediamo dopo che l'ho finita di montare. Ok ragazzi, il case è pronto all'uso. Finalmente, dopo un po', ce l'ho fatta e ho finito. Questo è l'antipolvere. Ok ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi ricordo di mettere un bel like, mi raccomando. E lascerò tutte le descrizioni dei vari componenti sotto al video. E niente, per qualsiasi cosa commentate pure tranquillamente. Anzi, se mi date dei consigli, ancora meglio. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!